Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Sto vedendo girare spesso sui social una scritta attribuita anche a qualche famoso brand che dice: è meglio pensare sbagliato, ma pensare sempre con la propria testa. E mi trovo proprio in fortissimo disaccordo. Innanzitutto perché c'è una contraddizione stessa nel farlo girare, perché nel momento in cui lo faccio girare non sto pensando con la mia testa, visto che sto condividendo qualcosa che ha scritto qualcun altro. O forse sto facendo un cortocircuito su cosa si intenda con pensare con la propria testa. Ma cerchiamo di smontare logicamente uno per uno questi assunti, queste frasi da bacio perugina che sembrano sempre così affascinanti, ma se ti fermi un attimo soltanto a riflettere appunto con la tua testa, scopri che sono delle grandi imbecillità, delle mistificazioni della realtà. Eh già, perché innanzitutto se pensare con la mia testa vuol dire pensare completamente sgombro da altri suggerimenti, idee, stimoli, innanzitutto mi rendo conto che non è assolutamente possibile. Sono immerso in una cultura e in questa cultura vivo, respiro, senza rendermene conto. E poi è un grande spreco. Perché a questa frase preferisco quell'altra: siamo nani sulle spalle di giganti, abbiamo comunque dei maestri che hanno costruito un sacco di cose che noi oramai diamo per scontate, che fanno parte della nostra vita, sulle quali è bene appoggiarci. Perché cancellare tutto? Anche perché se pensare realmente con la mia testa vuol dire dimenticarmi di tutto quello che è stato fatto, devo ricominciare dall'inizio, ricominciare dalla matematica. Io credo che il sottinteso sia non farti guidare dai pregiudizi, dalle cose affermate da altri, ma anche questo è impossibile. Noi diamo per scontate tante cose, abbiamo forse visto tutto il mondo, eppure sappiamo che c'è, abbiamo tutte le conoscenze della matematica e della fisica, eppure ci crediamo, abbiamo tutte le conoscenze della legge, eppure le diamo per scontate. Allora è un falso ideologico questo. E poi l'altro aspetto: è meglio pensare sbagliato ma con la propria testa. Ma siamo sicuri? La libertà contro la verità, questa è l'affermazione sottintesa. È più importante essere liberi che essere nel vero. Io su questo mi trovo in palese disaccordo. Libertà non è fare quello che voglio, libertà è perseguire e ottenere il bene. E se per farlo devo seguire delle norme, delle regole, così come devo seguirle per suonare un pezzo di musica, o per girare per strada, oppure per calcolare un totale, un bilancio economico per esempio, oppure se devo guidare il mio cliente ad raggiungere un certo risultato, beh, io preferisco la verità a una libertà priva di significato e soltanto esercizio sregolato del libero arbitrio. Mi sembra che questa scritta che gira sia una modalità, un modo molto sbagliato di affermare che il massimo bene è la libertà e che tu devi essere indipendente da qualunque cosa. Io credo che il massimo bene sia il bene, sia la verità. La libertà è uno strumento che ci permette di arrivare lì. E allora ben venga appoggiarsi al pensiero di altri, ben venga essere un nano sulle spalle di giganti, ben venga potersi arrogare il diritto di lavorare su pensieri di altri, perché se questi mi avvicinano con maggiore rapidità al mio bene, alla verità, tanto di guadagnato. Allora, ci vediamo qui domani per un altro caffè. Mi interessa sapere come sempre cosa ne pensate e vi do anche appuntamento su paolopugni.it, dove trovate tutti i caffè pubblicati da aprile in poi e tutto il resto che faccio, sempre che a qualcuno interessi, si intende. Buongiorno e buon caffè.